Nuova residenza sanitaria assistenziale in via Sirtori a Como. Sono partite le prime demolizioni nell'area dell'ex seminario di fronte al mercato coperto cittadino. Lo scorso mese era partita la fase di allestimento del cantiere e nelle scorse ore, come detto, sono iniziate le prime demolizioni con l'abbattimento delle mura del vecchio edificio. Il cantiere, oramai è noto, prevede la realizzazione di una residenza sanitaria assistenziale da 60 posti letto e di una struttura residenziale protetta con 69 mini alloggi con presidio sanitario e servizi di supporto a persone non completamente autosufficienti. La nuova struttura sarà servita anche da 55 posti autointerrati. Il piano di riqualificazione infine prevede la realizzazione di altri 50 posti auto a rotazione ottenuti con un ulteriore piano dell'autosilo di via Sirtori. La ditta incaricata dei lavori quindi avrà il compito di realizzare il piano aggiuntivo dell'autosilo, mentre il seminario arcivescovile, che resta proprietario dell'area del parcheggio, si impegnerà a mettere a disposizione dei cittadini i nuovi posti auto. Infine, l'intervento prevede anche una complessiva sistemazione del tratto stradale con il rifacimento dei marciapiedi.